Torino ha battuto nettamente il Verona, continuando una serie positiva che dura da 13 giornate. Con il rientro di Zaccarelli e Graziani, la squadra granata è tornata alla migliore condizione di forma. Di fronte alla sua supremazia tecnica e territoriale, il Verona, privo di alcuni titolari, ha cercato solo di contenere il passivo. In apertura, Cattellani interviene su Graziani che va a terra in area. I padroni di casa invocano il rigore, ma inutilmente. La pressione granata continua, azioni e conclusioni non si contano. Il Torino è anche sfortunato, come al 23esimo, quando il tiro di Sala è respinto dal palo. Alla mezz'ora Pulici scatta, irrompe in area e tira, ma il pallone anche questa volta finisce sul montante. Bachlechner libera in angolo, praticamente si gioca a una sola porta. La ripresa inizia sullo 0-0 con il Torino ancora all'attacco. Su una respinta di Cattellani, Pecci interviene e serve Zaccarelli che colpisce la traversa. Graziani non arriva in tempo. La squadra di Radice passa in vantaggio al 19esimo. Lancio di Capitan Sala per Graziani che si libera di Cattellani, dribbla anche Ginulfi e depone il pallone in rete. Dopo 4 minuti pareggia il Verona, c'è un cross di Guidolin raccolto dall'ex granata Mascetti che insacca di testa. Al 26esimo ancora il Torino in vantaggio, discesa di Claudio Sala, il migliore in campo oggi, cross per Graziani che di testa batte Ginulfi. Trascorrono altri 4 minuti e la squadra di Radice consolida il punteggio, azione personale di Zaccarelli ed è il 3-1. Al 36esimo Cattellani con un tiro improvviso da 30 metri sorprende Castellini, 3-2. Pochi minuti dopo il sesto gol dell'incontro, il Torino fissa sul 4-2 il risultato. Su incursione di Sala, Maddè serve involontariamente Pulici che con un pallonetto scavalca Ginulfi. In chiusura è ancora Claudio Sala a rendersi pericoloso, scarta Cozzi e tira, ma la traversa gli nega la gioia di un gol meritato.